Radio 95, la tua radio. Interrompiamo le nostre trasmissioni radio per darvi una notizia giunta poco fa. Nel mondo a Bova Marina è scoppiata la febbre del teatro e abbiamo con noi, come preannunciato, l'ospite, l'insegnante di recitazione Maria Antonietta Cristarella, che vedete alla mia sinistra. Ecco, Maria Antonietta, oggi presentiamo, innanzitutto buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi presentiamo questo inizio dei lavori, questa iniziativa di fare teatro, appunto, come avevo accennato all'inizio, in un contesto che ne ha tanto bisogno, perché assistiamo a una certa aridità, no, di sentimenti, all'incapacità delle persone di amare proprio, no, di mettersi a nudo, di mettersi in gioco, e possiamo dire che ci sono due estremità che si vivono dal punto di vista sentimentale. Da un lato il capitalismo ci ha portati, quindi il dio denaro ci ha portati ad essere dei meri individualisti competitivi, no? Che pensiamo solo alla competizione, al nostro interesse personale e quindi a celare i nostri sentimenti. Dall'altro, quasi sentendoci in colpa di questo nostro modo di fare, di vivere, si verifica un solidarismo ipocrita, no? Il solidarismo ipocrita, che è anche quello, noi rappresentando, parlando di teatro, è anche quello della Chiesa. Molto spesso ci sono delle persone che sono veramente fedeli, sono credenti in senso pieno e applicano i loro principi nella vita, con le azioni, nella vita di tutti i giorni, ma in genere è così. Anche, ovviamente, non si salva la Chiesa, ma nemmeno la politica, le varie istituzioni in generale, uno Stato che non c'è più. Ecco, da questa situazione nasce spontanea la domanda che introduce il corso di teatro, il laboratorio di teatro. Secondo te è un'opinione, una considerazione, una valutazione sul perché del teatro proprio oggi? Prima vorrei ringraziarti per l'invito, posso? Certamente. Perché non l'ho fatto, lo volevo fare da parte mia e da parte di tutta l'associazione, dell'associazione Quo Vadis di Bova. Ok, mi dicono dalla regia che non si sente bene. Insomma, ti ringrazio da parte mia, da parte dell'associazione Quo Vadis, per questo invito. Mi fa piacere, è un'opportunità per parlare di teatro in un territorio in cui la sensibilità è piuttosto scarsa. E veramente noi siamo attivi da diverso tempo come associazione sul territorio. Si sono prodotte diverse cose, iniziative sia rivolte ai bambini che ad adulti, musical, non solo con me come insegnante di teatro, ma anche con altri operatori. Quindi ormai da tre anni l'associazione porta avanti diverse iniziative ed è una cosa molto molto importante su questo territorio. A me viene sempre in mente un insegnante che ho avuto di recitazione in versi a Firenze, che diceva sempre che e io me la prendevo tanto, diceva che in Calabria la sensibilità verso il teatro non ci sarebbe mai stata. Ti parlo di fine anni 80, perché non c'è una cultura, cioè non c'è un bisogno, non c'è una richiesta dal basso, la gente non è abituata a percepire il teatro come qualcosa che faccia parte della propria esistenza e della propria vita. Io ho vissuto molti anni a Roma, poi, e sinceramente il teatro era pieno sempre, qualsiasi classe sociale, qualsiasi età, a sedi aggiunte spesso, che non si potrebbe fare. Diciamo che per molto tempo io ho percepito, adesso vivo qui da 10 anni, per molto tempo ho percepito questa cosa e con rabbia ho pensato, ma forse è vero. Però qualcosa si sta smuovendo. Ecco, qualcosa sta rinascendo, mi sto riagganciando alla tua domanda, non sembrava un fuori traccia, ma non lo è, perché qualcosa si sta muovendo. Per esempio questo laboratorio che partirà sabato, nel quale
hai parlato durante la mattinata diverse volte, è anomalo, nel senso che noi abbiamo sempre proposto percorsi, workshop, percorsi nostri, laboratori permanenti per tutto l'anno, insomma. Questa volta la richiesta parte dal basso. Nel senso che è stata la gente a rivolgersi all'associazione chiedendo la possibilità di fare teatro. Quindi vuol dire che questo bisogno c'è. Perché teatro oggi? Io penso che tu prima dicevi già, mi hai già anticipata la risposta, perché c'è uno spazio umano, profondamente umano, in un mondo che lo diventa sempre meno in qualche modo, perché cosa si richiede alla persona? Efficienza, sinteticità. Per esempio, in questo momento non sono sintetica, vedi? Spero di tenere lo stesso l'attenzione del pubblico. Sei te stessa, l'importante è essere se stessa. Quindi, e non solo, ci arrivano un sacco di informazioni, per esempio attraverso la televisione, telegiornale. Faccio un esempio, ma proprio pratico, non lasciamo naufraghi, guerra, ok? Quindi sembriamo super informati, super bersagliati, ma non dico niente di nuovo nel dire che purtroppo ci scivola tutto un po' addosso. Abbiamo perso la capacità di far sedimentare dentro di noi le cose, di elaborare le emozioni, di farci toccare persino dalla morte. Cioè, stranamente, la stessa persona che rimane davanti alla TV e continua a mangiare il suo piatto di pasta asciutta di fronte a certe immagini, va in teatro e perde il respiro, si commuove, prova un'emozione. Cioè, viene smosso il senso critico, ma viene smosso qualcosa che sta di umano, che sta dentro la persona, ma che evidentemente questo sistema sta schiacciando. E tutti noi proviamo disagio di fronte a questo. Credo che riguardi proprio tutti. C'è una parte di noi che si spegne ed è colpa, e sicuramente c'è la responsabilità da qualche parte di un sistema che tende ad appiattire la persona, a renderla efficiente, a renderla competente in un determinato settore, ma la persona a tutto tondo va sparendo. Però giustamente, come dicevi tu, se le cose si stanno smuovendo, se c'è un fermento sociale proprio in virtù del peso, dell'opprimenza di questo sistema che blocca, che toglie vitalità, evidentemente ci sono anche delle persone che si assumono la responsabilità di affrontare la situazione in un certo modo, e certamente l'arte ha una grossa responsabilità in questo senso. Ecco perché la prossima domanda sulla quale mi sposto, ecco, è quella che tu hai riuscito, se c'è stato questo movimento, questo interesse, evidentemente perché c'è stata anche una persona capace di convogliarlo e di farlo, di far esprimere certi modi che vengono tenuti segregati, diciamo, nella propria personalità. C'è una capacità, tu sei un insegnante di recitazione, quindi c'è ovviamente una professionalità in questo senso. Come hai fatto? Ecco, qual è il tuo modo di fare teatro? Cosa intendi per fare teatro? E qual è personalmente, ecco, okay, in questo senso? Allora, voglio tornare un attimino indietro alla capacità di smuovere sul territorio. Non è merito mio, ma una serie di cose. Se non ci fosse stato l'impegno delle ragazze dell'associazione, Claudia Iriti, Rosita Palamara e tutti gli altri componenti, non si sarebbe preparato, diciamo, l'humus, il terreno fertile, giusto, in la continuità con la quale loro comunque si stanno adoperando nel divulgare anche cose che non sono nella cultura del luogo, no? Questo sicuramente è vincente. Certo, bisogna tenere duro. Poi sì, ci sono stati dei contatti, partecipazioni a workshop. Per esempio, c'è stato un workshop per condurre un laboratorio teatrale a scuola destinato a insegnanti. È stato un momento, diciamo, di scoperta per alcuni elementi che adesso già chiedono una certa continuità. Si trattava di una serie di incontri e si sente la necessità, alcuni sentono la necessità di continuare, altre persone che hanno saputo casualmente, un po' anche un passaparola credo da queste parti, perché poi i workshop non hanno visibilità, non è lo spettacolo. Con me personalmente spettacoli sono stati fatti, sì,
ma con una fascia, con un'altra fascia d'età, con i bambini, mentre questo laboratorio è rivolto, questo laboratorio in partenza sabato è rivolto a qualsiasi fascia di età al di là dei 16 anni. Per ritornare a quello che mi hai fatto la domanda, scusami la seconda parte della domanda. Sì, personalmente, insomma, per personalmente te cosa, per come cosa, lo intendi, come lo vivi allora, il teatro? Allora, devo un attimino dire, io parto come attrice scritturata, che è diverso che far parte di un gruppo teatro dove insieme si progettano, si... idee, insomma, è diverso essere una scritturata. Tu entri lì con un ruolo ben definito, ok? Parti un po' in solitaria, possiamo dire. No, il progetto non è tuo, tu sei un'attrice, si decide di mettere in scena un Goldoni, si cerca un'attrice per quel ruolo, si fanno i provini, scegli quella adatta, ok? Sì. Sei un'attrice, quello è il tuo ruolo, va bene. A un certo punto della mia vita io ho sentito la necessità di fare altro, ho iniziato a Roma con i laboratori di teatro. Devo dire che questa passione è cresciuta. Perché? Perché gli aspetti pedagogici nel fare teatro, più che l'andare in scena, per me, parlo per me, poi è naturale, chi si iscrive a un laboratorio teatrale spesso desidera proprio andare in scena, ma è importante è il percorso, perché il percorso forma l'attore e forma la persona. Senti, uno stacchetto, serve uno, sì, stacchetto musicale? Certamente, abbiamo i giusti presupposti per iniziare questa avventura anche a Boa Marina. Possiamo dire di essere all'alba, un'alba chiara, come canterebbe Vasco Rossi. Rimanete in contatto con noi. Studio 95, la tua radio. Bene, siamo ritornati in diretta con Maria Antonietta Cristarella e continuiamo un po' la disamina degli aspetti che riguardano il teatro. C'è una considerazione che facevamo prima, che è molto un problema, diciamo, molto diffuso fra coloro che desiderano intraprendere questa strada, no? Si decide, si parla tanto, sì, io voglio fare teatro, io voglio partecipare, già anticipatamente si fanno le preiscrizioni, però poi al momento, diciamo, al quaglio, quando si va al momento clou, che devi andare in scena, devi manifestarti di fronte a tante persone, a tanta gente che ti osserva, quando sei sul palco praticamente, lì ti vengono, quando hai questo pensiero già prima di salire sul palco, appunto, ti viene già il pensiero, l'ansia, ce la farò, non ce la farò, ecco, resterò bloccata, mi saprò muovere, non mi saprò muovere. Ci sono tantissimi attori che hanno avuto queste stesse situazioni, hanno vissuto queste stesse problematiche, diciamo, e che a volte sono stati anche più grandi, no? Ricordiamo, a proposito di musica, noi siamo in tema di musica, il grande Fabrizio De André prima di ogni concerto aveva dichiarato di avere proprio un attacco di panico. Maria Antonietta, come possiamo aiutare, come possiamo rassicurare, ecco, coloro che volessero presentarsi sul palco e fare questa scelta definitiva, dare questa svolta anche alla loro vita, al corso delle loro vite? E che suggerimento propone? Allora, riguardo all'ansia, va bene, è necessaria. È necessaria perché ti dà quel briciolo di adrenalina in più che serve per avere un'attenzione, una presenza ben precisi. E il punto è la gestione di quest'ansia, no? Saper gestire, cioè l'adrenalina deve esserci, ma saperla gestire. E questo può essere possibile solo se si arriva sul palco con un percorso che ti dia sicurezza, cioè che non ti faccia sentire lasciato così allo sbaraglio. È a questo che serve il training. Infatti questo laboratorio è diviso in fasi, ci sarà una parte, come ben sai, perché già ne abbiamo parlato, accennato, sì. Ci sarà una parte e i primi mesi saranno dedicati esclusivamente al training dell'attore. Cos'è questo training? Ormai credo che lo sappiano in molti. È l'allenamento dell'attore. E cosa alleni? Alleni non solo la voce o il corpo, ma
il corpo-mente, concepiti come una sorta di unità, e soprattutto la tua capacità di metterti in relazione con ciò che sta all'esterno. Il guaio, l'ansia, si supera quando tu smetti di rivolgere troppo la tua attenzione verso te stesso e inizi a guardare fuori. La tua attenzione si pone soprattutto su quello che sta all'esterno da te, sullo spazio, sull'attore con cui interagisci, perché interagire è la parola magica. Quando scatta questo meccanismo dell'interazione, l'ansia sparisce da sé. Proprio in virtù di questo percorso che tu hai detto, perché io anche altre volte l'ho sempre richiamato questo concetto che da soli non ce la si può fare, ecco, non si possono affrontare i problemi sociali, relazionali in solitaria. C'è sempre il bisogno di qualcuno che ci aiuti, no? Che ci dia quantomeno ci dia una guida, e poi una volta che questo qualcuno ritiene che noi siamo preparati, noi stessi avvertiremo la conferma che possiamo essere in grado di muoverci da soli. Solo a quel punto potremmo camminare con le nostre gambe, ma prima c'è un percorso. Tu, ecco, in questo percorso, appunto, allora cosa chiedi, ecco, cosa ti aspetti da coloro che attenzione devono dare coloro che partecipano, i ragazzi, gli adulti, tutti coloro che decidono di partecipare? Fondamentalmente la capacità di fare gruppo e di lavorare con gli altri, una disponibilità verso l'altro è necessaria per la crescita, perché non si cresce da soli. Questo percorso è richiesta la capacità di crescere insieme, cioè l'intero gruppo in scena si va insieme, perché come dicevo la prima parte sarà dedicata al training, ma la seconda parte invece sarà dedicata alla messa in scena di uno spettacolo, quindi ci saranno le prove. Si può anche partecipare semplicemente alla prima parte e decidere di non sentirsi pronti ad affrontare la scena, c'è questo spazio di libertà. In ogni caso, sicuramente la capacità di lavorare in gruppo è la disponibilità a sperimentare, a percorrere strade nuove. Si arriva con delle aspettative, queste aspettative vanno mantenute, però poi si incontra qualcosa. Infatti la parola incontro è fondamentale in questo caso per noi, cioè ci si incontra tante persone diverse, ognuno arriva lì con una pulsione sua, qualcosa che lo ha spinto ad esserci. L'attenzione è al gruppo e alla strada da prendere insieme, poi tutti gli aspetti tecnici, il lavoro mio, ma non voglio formare come un artigiano con uno stampo dei cloni, ecco, no, voglio lavorare sulle persone, soprattutto sulle differenze che ci sono, valorizzarle. L'accettazione della differenza dell'altro è fondamentale, ma questo è fondamentale non solo per il teatro. Infatti tu l'hai detto nell'incontro di presentazione, io non mi piace essere definita un insegnante, perché tu esperisci un po' da tutti, no? Fai tesoro un po' delle ricchezze che offrono. Dare e prendere, se non c'è questo rapporto così circolare, cioè mi spegnerei, cosa potrei fare? Laboratorio dopo laboratorio, ripetere lo stesso percorso? No, anche le persone proprio muovono, trasformano, ecco, la trasformazione è necessaria per tutti, soprattutto per chi fa questo lavoro. E possiamo utilizzare le parole anche in senso non sempre piacevole, ecco, proprio perché tu dicevi prima, bisogna anche fare i conti anche con la morte, no? Con i sentimenti oggi non c'è questa capacità. Morte, amore, odio, anche con l'odio un po' di tutto si può trovare a teatro. Il teatro è la dialettica delle emozioni, con leggerezza. Con leggerezza, certo, non significa con leggerezza forma leggera, ma che poi lasci sedimentare qualcosa, come dicevo prima, di molto profondo. Quindi partiamo con la prossima canzone, con il prossimo pezzo che sto per mandare. Partiamo anche con un aspetto più negativo, con il lato più oscuro di ognuno di noi, che può essere l'odio, perché anche l'odio può essere elaborato, può essere vissuto, può essere gestito in maniera costruttiva, in maniera creativa. Studio 95, la tua radio.
Eh sì, odiami, odiami, perché anche nell'odio c'è la consapevolezza dei limiti dell'altra persona, del nostro partner, e quindi la possibilità di amare. Ricordiamo, per chi si fosse messo in collegamento adesso, che l'open day del laboratorio teatrale che si terrà a Bova Marina avverrà giorno sabato 4 e sabato 11 dalle 15.30 alle 18.30. La sede operativa è quella dell'associazione Quo Vadis in corso Umberto I numero 129. I recapiti per le adesioni li potete trovare su www.associazionequovadis.it. E siamo ancora in compagnia dell'insegnante di recitazione Maria Antonietta Cristarella, alla quale proponiamo qualche altro spunto di riflessione. Ad esempio, tu dicevi che davi dei suggerimenti che si possono cogliere dall'esperienza teatrale, utili non solo per il teatro ma anche nel mondo della vita, cioè essere persone umane, persone corrette, persone civili, in grado di gestire la propria emotività, serve non solo nel teatro ma anche nella vita. Sì, e soprattutto quindi, l'attenzione agli altri. Ecco, poi più pragmaticamente, più concretamente, questa utilità in cosa si potrebbe manifestare nella vita di tutti i giorni? Cioè, il teatro può dare degli spunti, delle occasioni di lavoro, anche per giustamente avere un po' di soddisfazione dopo i sacrifici che si fanno di mettersi in gioco? Ad esempio, il teatro, c'è la televisione, il cinema, no? Che sono, quindi sono parli delle... di sbocchi professionali per, ecco, l'attore? Degli sbocchi professionali. Sbocchi professionali, il percorso è lungo perché ci vuole una formazione adeguata, per questo esistono delle scuole apposite, di solito sono corsi triennali, su per giù un biennio, ma fondamentalmente triennali, ed è anche poco, con almeno 6 ore di lezione al giorno, con materie diverse, no? Durante la giornata. Quindi ci vuole un'adeguata formazione, soprattutto nei punti giusti. Noi abbiamo avuto l'Accademia di Palmi anni fa, dove c'è stato anche Peppino Mazzotta e altri noti tra gli allievi, insomma, altri attori conosciuti, che poi purtroppo si è conclusa questa bella esperienza per la Calabria. Al momento manca un punto di riferimento come questo. In compenso c'è il sistema, è nato il sistema delle residenze, dove comunque si offrono dei laboratori sempre di poche ore alla settimana. Oppure associazioni come la Quo Vadis di Bova, che promuove workshop, laboratori, eccetera. Altro è diventare professionista, perché di solito tutto questo si fa per accedere ad una scuola, per sostenere un provino. Dopodiché si inizia a lavorare seriamente, e devo dire che alcune scuole dove vengono addirittura trovi 8 ore di lezione al giorno, poi ho preso contatti personalmente e vengo a sapere che le ore di lavoro sono 10. E qualche volta si sfora pure. Insomma, è dura la formazione, bisogna sicuramente essere spinti da una fortissima motivazione. E una volta entrati nel mondo del lavoro, questa motivazione deve essere ancora più forte, perché è un lavoro che ti sottopone a uno stress fisico, oltre che psicologico, ma io dico proprio fisico, cioè nel senso che bisogna scordarsi orari. Sì. Bisogno di mangiare, bisogno di dormire, sono cose che bisogna avere una certa predisposizione e pensarci bene prima di pensare a farne una professione. Io mi sono soffermata sugli aspetti pratici ai quali i ragazzi che si accostano non pensano mai, però spesso soccombe tutto questo amore di fronte alla fatica. Quindi dico, per pensare in maniera a un percorso professionale bisogna essere veramente fortemente motivati, cioè avere il bisogno di esprimere qualcosa talmente forte da annullare qualsiasi fatica. Per quanto riguarda invece l'utilità nella vita di un percorso simile, io penso che sia soprattutto in alcuni, tipo le tecniche di improvvisazione teatrale, praticamente il gruppo impara a lavorare insieme,
ad accettare la critica, ad analizzare quello che si fa, cioè quello che fa un gruppo di lavoro in un ufficio quando deve fare qualcosa che dovrebbe fare, ok? Spesso cosa succede in un ambiente lavorativo? C'è sempre qualcuno che cerca di, ok? Si creano dissapori e appunto situazioni di... No, invece le tecniche di improvvisazione si basano proprio su questo, sulla capacità del gruppo di auto-organizzarsi e di autogestirsi. Quindi assolutamente utilissimo, anzi dovrebbe essere obbligatorio secondo me in ogni azienda. Ecco, c'è questo, in questo senso sei stata molto molto chiara, quindi hai sottolineato l'importanza del teatro per la realizzazione nella vita di tutti i giorni. Personalmente, in maniera, se posso permettermi di andare un po' sul personale, no, ma credo che serva d'aiuto, da stimolo anche a chi magari si sta ponendo degli interrogativi e nella vita è ancora in cerca di se stesso, no? E tu personalmente come hai scoperto la vocazione per il teatro? Come l'hai scoperta? E appunto da questo tuo percorso, quali dinamiche hai notato che possono essere utili anche a chi volesse realizzarsi nella vita in generale, ecco, oltre che nel... Inizialmente è stato un interesse puramente letterario, ma è nato da bambina, ero proprio piccola, perché mia madre aveva un'enciclopedia, l'enciclopedia della donna, dove tra le altre cose c'erano le pagine dedicate al teatro. Io mi innamorai di alcune cose, mio padre andò in biblioteca a Bovalino a cercare alcuni testi, iniziavo già con Goldoni, Shakespeare, ma ero piccolina, avrò avuto 10 anni. E quindi un amore letterario, così. Dopodiché, incredibile, non fui io a iscrivermi alla scuola di recitazione, ma furono i miei genitori, vivevo già a Firenze, l'ultimo anno corso integrativo del liceo artistico, furono i miei genitori a convincere una mia amica ad accompagnarmi a prendere informazioni presso una scuola di recitazione. Ed era il laboratorio internazionale dell'attore di Paolo Coccheri a Firenze, e c'era il festival estivo, che è stato per 14 anni un festival importantissimo, arrivava insomma da tutto il mondo grandissimi maestri delle accademie più importanti. In quel caso c'era uno slavo, Jerkovic, vecchissimo, e provavano un testo di Majakovskij nelle Cappelle Medice in San Lorenzo, teatrino San Lorenzo, di San Lorenzo, e praticamente io rimasi folgorata, un'emozione, sai quelle cose, ti batte tipo l'amore, no? Ti batte il cuore, non riesci a respirare, mentre c'erano queste prove con questi ragazzi che riempivano tutto lo spazio, cioè non recitavano sul palco ma camminavano per tutto lo spazio, per la sala, recitando in contemporanea pezzi del testo, e il mio cuore andava a mille. E così, dopo questa emozione così forte, mi avvicinai alla scuola. Ma furono i miei, mossi dal desiderio di farmi aprire un po', perché insomma era un po' orsetto, diciamo, no? E allora i miei, per spingermi a un'apertura, mi lavorarono per farmi accompagnare, e fu così che mi innamorai là. Cioè mi si aprì un mondo con tutte le materie varie che si insegnavano, mi si aprì un mondo, e io rivivo questa esperienza ogni volta che lavoro con i ragazzi, e diciamo che in qualche modo è stata così forte, tipo l'imprinting, non lo so, che io sono ritornata a questo. Ho smesso di girare così con le compagnie e sono ritornata a questo, perché vivo con grandissima emozione questo momento di apertura della persona, cioè mi sento in questo la mia realizzazione proprio. Benissimo, personale. Perfetto, si è capito perfettamente, ecco, la tua storia, il tuo coinvolgimento nel mondo del teatro, e quello mi viene da pensare appunto di nuovo a quello che avevo detto prima, che nessuno alla fine si salva da solo, e quanto è importante la dialettica dell'io, no? Della persona, cioè l'avere sempre, essere visti, essere ascoltati, essere capiti, essere sollecitati. Se tu non avessi avuto dei genitori così volitivi nei tuoi confronti, così attenti, così attenti, premurosi, magari non saresti mai arrivata dove sei arrivata. Studio 95, la tua radio. Bene, siamo ancora in diretta e siamo al momento conclusivo di questo incontro, che ha voluto esaltare le qualità del teatro e pubblicizzare l'avvio di
un corso, di un percorso teatrale, se vi farà piacere, insomma, vi consentirà sicuramente, ci consentirà a tutti di migliorarci, di crescere, di divertirci soprattutto. Noi dicevamo, accennavamo prima anche a una funzione del teatro, ecco, non l'abbiamo detto apertamente, ma implicitamente è la funzione terapeutica. Quanti di noi nella vita hanno subito delle gravi perdite, dei lutti, delle difficoltà, degli incidenti in generale, e quanto, Maria Antonietta, il teatro può aiutare concretamente a elaborarli. Tu hai usato l'espressione ben precisa, metabolizzarli, ecco, io dico anche sublimare il dolore, sublimare la sofferenza, vero? Sì, assolutamente. Assolutamente, un grandissimo aiuto. Per qualsiasi forma di disagio, grave o lieve che sia, semplicemente la solitudine, ma già il condividere e mettersi in contatto col resto dell'umanità, prima con i compagni e dopo in scena, già alleggerisce molto, perché questo senso di condivisione aiuta l'uomo. Ce n'è bisogno, ecco. Certo, è un po' come la ginestra leopardiana, no? Quel desiderio grande che aveva Leopardi, che è morto così, senza avere, cercando in tutti i modi di farsi apprezzare, no? Di farsi benvolere dalla sua comunità, dalla gente che gli stava intorno, e ci ha lasciato questa immagine, la ginestra, appunto, che nelle intemperie resta salda con le sue radici al suolo. Posso dire sì, qualcosa? prego, certo, devi dire qualcosa. Ma della vita noi vogliamo esaltare tutto, anche la vitalità, la gioia, la voglia di vivere, tutto. Penso che attraverso il teatro si possa esprimere ogni cosa, non solo il dolore, ma anche il desiderio, l'amore. Ecco, il desiderio è molto importante, perché è quello che dobbiamo tenere vivo tutti per andare avanti, insomma. Quindi sono questi aspetti profondamente vitali che dobbiamo, ecco, era l'ultima domanda che volevo proporti, era appunto questa: un tuo desiderio nell'ambito della formazione teatrale, no? Nei confronti di queste persone con cui tu hai sempre a che fare, ti muovi, gli fornisci gli strumenti per affrontare la vita, per essere felici, qual è appunto il ma cioè, io spero che trovino quello di cui sono in cerca, no? Quando si avvicinano, sicuramente ognuno è mosso da un suo bisogno, e io spero, ecco, che trovino soddisfazione in questo percorso e che sentano, lo vivano come un momento di crescita, questo, che siano bene insieme, eccetera. Poi se qualcuno vorrà farne una professione, iniziare da qui, ma il sogno, è inutile essere ipocriti, è il sogno di tutti gli insegnanti, insomma, no? Certo. Io mi sento un allenatore, un coach, più, come in una squadra di calcio un pochino, no? E certo che quando incontro qualcuno di particolarmente motivato, per me è esaltante, è sì, ovvio, però poi questo è un mio bisogno. Poi certo resta nella responsabilità, ecco, nei poi limiti. Poi ognuno, sì. C'è un mix di cose. Io spero che ognuno trovi soddisfazione. Certo. E vorrei una cosa, tu mi parlavi prima della timidezza. La timidezza è quella che non tanto il momento di andare in scena, ma fa da blocco soprattutto nell'impatto iniziale. Cioè non fa avvicinare. Io vorrei ricordare che questi due incontri di sabato 4 e sabato 11, gli open day, sono aperti senza alcun obbligo di iscrizione, cioè si sì, potrà confermare successivamente l'adesione o meno. Trovare il coraggio per sperimentare e vedere, no? Perché poi la situazione è decisamente soft all'inizio. Quindi di solito le persone stanno bene, ecco, voglio dire sì, questo, stanno bene insieme. Ecco, ricordiamo allora questi open day di sabato 4 e sabato 11, dalle 15.30 alle 18.30, la sede operativa è quella dell'associazione Quo Vadis di Bova Marina, in corso Umberto I, numero 129, potete anche vedere i recapiti per le adesioni sul sito www.associazionequovadis.it, quindi è in un punto abbastanza facile a Bova Marina da raggiungere. E io concluderei proprio con le stesse parole che hai usato tu nel primo incontro di presentazione, cioè qualcosa che da tutti
alla fine, da tutti i discorsi che si fanno, le discussioni che si affrontano, emerge. Tu hai fatto emergere dal tuo cuore, è emersa una cosa bellissima, il gusto del bello. Ecco, il bello è questo, vorrei che rimanesse questo da questa, sì, da questo incontro, da questo confronto, sì, il gusto del bello che si manifesta, Maria Antonietta, permettimi, secondo me, nella sua manifestazione poi evidente, concreta, dove si manifesta se non nell'amore, appunto, nell'amore, che perché ci sono anche cose piccole, cose brutte, ma se c'è l'amore queste diventano belle, almeno per chi le vive. Sei d'accordo con me? Non so se ho capito completamente la domanda, perfettamente. Beh, l'amore e il bello, è ovvio, sono la massima aspirazione. Sono la massima aspirazione. Aspirazione per tutti nella vita. E bisogna perseguirli in maniera agguerrita e contro tutto quello che si oppone a questo bello e che si oppone a questo amore. Per cui venite numerosi a trovarci presso la sede dell'associazione Quo Vadis, a partecipare al laboratorio teatrale. Scoprirete che nella vita non è importante, non sono importanti le mete da raggiungere, ma è importante il viaggio, perché nel viaggio c'è il coinvolgimento, c'è l'osservazione, c'è il gusto della scoperta, c'è la reciprocità, c'è l'amore, appunto. Nel viaggio c'è il senso di tutto. Vi ringraziamo per l'attenzione seguita, vi ricordiamo allora che sabato 4 e sabato 11 dalle 15.30 alle 18.30 in corso Umberto I 129 a Bova Marina ci sarà l'open day del laboratorio teatrale, e il recapito che potete anche trovare su internet al sito www.associazionequovadis.it. Quindi Maria Antonietta, grazie per il tuo contributo, oltre che professionale, umano, e ci aggiorniamo al divenire. Grazie a voi, grazie a Telemelito, Radio Studio 95, grazie a te Pasquale e a Dario e la direttrice. Grazie ancora. Studio 95, la tua radio.